Oh, eccoci qui ragazzi, primo video da Berlino. Io ne approfitto che non c'è nessuno e faccio subito un piccolo confrontino. Qui con me, cos'ho? Ho l'Acer Swift 5 nelle due varianti, ovvero quella da 15,6 e quella da 14 pollici, entrambi con display in Full HD. Andiamo a chiudere questa finestra bianca che disturba un pochino la telecamera. E vi anticipo subito che per il resto è stato giusto aggiornata un po' la versione, la serie Aspire, ma la più grande novità, diciamo, che riguardava proprio gli Swift. Per quanto riguarda quest'ultimi, la notizia più importante è che sono i portatili da 5 e da 15 pollici di diagonale più leggeri sul mercato. Infatti devo dire che è veramente irrisorio, si tiene benissimo con una mano. Nel frattempo qui potete vedere tutti i vari colori. Quello che mi piace di più personalmente è questo blu, e dicevo che il peso è di 0,99 kg. Infatti la cosa brutta è che con una mano non riusciamo per nulla ad aprirlo. Ovviamente schermo touchscreen, come potrete notare, e che possiamo ruotare di 180 gradi. Vediamo se riesco sempre con una mano. Ok, ci sono riuscito. Tra i due ovviamente la differenza c'è, perché mentre da una parte, chiudiamo qua. Mentre da una parte abbiamo delle cornici da 5,87 mm, dall'altra sono ovviamente più spesse, e si può notare anche, insomma, la differenza, diciamo lo stacco tra la parte del pannello e della tastiera qui con questa. Diciamo che il design di quello da 15,5 è molto più accattivante, nonostante appunto le dimensioni siano comunque molto simili, perché quelle sono più ottimizzate. Ovviamente è più corto come computer, e lo potrete notare. Però l'ingombro è abbastanza simile. Per quanto riguarda invece l'hardware, abbiamo delle versioni con i 5 e i 7, entrambi di ottava generazione, con memoria RAM da 8 o 16 giga a seconda della versione. La scheda grafica è un Intel UHD Graphics 630 e la memoria interna è fino a 512 gigabyte. Io passerei però anche agli altri prodotti, ovvero lo Swift 3. Oh, scusate, c'era un altro ragazzo che come me amava i Beatles e faceva il video. E vai, scherziamo. Comunque, questo è il nuovo Swift 3, e rispetto al 5 pesa molto di più, diciamo abbastanza, perché l'alluminio con il quale è realizzato, quell'altro d'altro era magnesio. L'alluminio col quale è realizzato il metallo, insomma, è più spesso rispetto a quell'altro. Però la cosa buona è che possiamo tranquillamente aprirlo con una mano senza troppi problemi. Anche in questo caso abbiamo Intel Core i7 di ottava generazione, ma sono disponibili anche le varianti con i 5 e i 3. Vedete, come sempre, qui il marchio Swift. Per il resto abbiamo 4 GB di RAM e un Intel UHD Graphics 630, oppure c'è anche la variante con Nvidia GeForce MX 150. Per quanto riguarda questo laptop, invece abbiamo la versione da 14 pollici, ma anche quella da 13, che, se non sbaglio, è da questa parte. Eccolo qui. E per il resto, cos'altro abbiamo? Vi porto a fare un giro un po' dello stand di Acer. Ovviamente, come sempre, molta attenzione anche al gaming. Lì abbiamo i fissi che abbiamo già visto anche all'ultima fiera, ovvero l'Orion 9000 e il 5000. Sono dei bestioni veramente accattivanti come design. Eccoli qui, faccio vedere quanto sono rilassanti questi LED. Qua c'è anche parte interna. E cosa volevo farvi vedere? È stato presentato anche questo nuovo sensore VR, migliorato ovviamente nell'esperienza. Ma un'altra cosa che volevo farvi vedere, e qui devo un attimo uscire, è questa postazione da gaming, che molto probabilmente avrete già visto su internet. Se non sbaglio, Unbox Therapy già ci ha fatto un video. E qual è la particolarità? È che, insomma, adesso mi giro dall'altra parte così potrete riuscire a vedere meglio. Abbiamo tre monitor per, insomma,
il coinvolgimento è veramente totale. Infatti, guardate da questa posizione quanto siamo dentro al gioco. Ovviamente è tutto motorizzato, a partire dal braccio con la tastiera, quello quando dobbiamo alzarci si porterà dall'altra parte e ci farà scendere, così come la pedana lì sotto e come il braccio per i monitor. Insomma, è veramente uno spettacolo. Il prezzo non è stato detto ovviamente durante l'evento di lancio, ma ovviamente vi aggiorneremo. Per quanto riguarda invece il computer, lì abbiamo sempre un Orion 9000 con Intel Core i9 Extreme, quindi è veramente spettacolare. Per il resto io tornerei un secondo nell'altra sala, magari vi faccio vedere cos'altro manca. Ah, vi faccio vedere subito una prova del visore. Eccolo qui. E per il resto, cos'altro mostrarvi, ragazzi? Un secondo, vediamo anche qui, perché abbiamo la Spire Z24 che integra dei microfoni per interagire direttamente con Alexa. Abbiamo qui le fotocamere con i quattro microfoni di cui vi parlavo e ovviamente è un monitor che possiamo utilizzare tranquillamente. In realtà è un all-in-one che possiamo utilizzare anche solamente tramite comando vocale, scusate. Per il resto, ragazzuoli, io penso che per questo evento vi ho già parlato moltissimo, quindi non mi resta che salutarvi. Ciao a tutti da jitsblog.it. Rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni arriveranno moltissimi video. Ciao ragazzi!